all'essere umano, io dico questa cosa, magari vediamo se dico una sciocchezza, all'essere umano è stata costruita una sorta di prigione mentale, una prigione del pensiero. Giusto, nel momento in Sì. cui noi cominciamo a conoscere la verità, è come liberare la mente da questa prigione. Potremmo scoprire un uomo con molte più capacità, con molte più facoltà, che magari imposta le sue, una società di tipo diverso. O è troppo fantascientifica la mia ipotesi? Allora, diciamo che quando si nutrono delle utopie, quantomeno si ha una direzione nei confronti della quale poter camminare, no? Altrimenti si rimane fermi. Quello che voglio dire è che ovviamente non possiamo dire siamo certi di avere delle verità diverse, ma quello che possiamo dire con certezza è che dobbiamo assolutamente porci delle domande profonde, serie, sulle verità che ci sono state raccontate, perché queste si stanno sgretolando. Quindi queste verità, lo ripeto ancora, stanno emergendo da scrittura, Dall'archeologia, dall'archeologia dagli in particolare, studi, certo. esattamente, da un nuovo approccio rispetto alle cose che anche l'archeologia, quella precedente, ha trovato. Quindi un nuovo approccio, un nuovo modo di vedere, un nuovo modo di avvicinarsi agli scritti degli antichi. Quindi quando smetteremo di dire che gli scritti degli antichi sono bei miti, delle belle favole, delle belle allegorie, ma cominceremo a pensare che forse contengono il racconto di storie e di cronache che si sono veramente verificate sul nostro pianeta e cominceremo a esaminarle da quel punto di vista e devo dire che per fortuna gli studiosi che si stanno avvicinando a questo nuovo approccio stanno aumentando numericamente. Tu dici quindi tradurle in senso letterale. Sì, e comunque al di là del tradurle in senso letterale è poi accettare quel senso, non dire ma lì in realtà quando quel libro dice una cosa in realtà ne vuol dire un'altra, perché in realtà c'è la metafora, in realtà c'è l'allegoria e quindi poi quando si introducono questi concetti ciascuno poi ci mette quello che vuole. Proviamo a fare finta, che è quello che dico da 3 anni, che quando un autore ci diceva una cosa volesse dirci quella. Allora se facciamo così ci accorgiamo che i popoli, questo è in questo libro, ad esempio, documentatissimo, che i popoli di tutti i continenti della Terra ci hanno di fatto raccontato tutti la stessa storia. E quindi o noi partiamo dal presupposto che tutti questi popoli hanno inventato di comune accordo la stessa favola, o che forse tutti questi popoli hanno raccontato il ricordo di un qualcosa che è veramente avvenuto sul nostro pianeta. E se noi proviamo, ripeto, a fare finta che questi racconti, per una volta, che questi racconti siano veri, riusciamo a mettere assieme le tessere di un mosaico che invece adesso è assolutamente, come dire, privo di contorni perché è frutto di una elaborazione mentale fatta a tavolino proprio in funzione di quello che dicevamo prima. Ecco, come potrebbe reagire il potere a queste informazioni che ormai stanno tracimando, voglio dire, no? Beh, evidentemente molto male perché chiaramente viene scalzato dalle fondamenta, cioè viene scalzato da ciò che hanno inventato sin dall'origine, no? Per potersi costruire come potere. Però diciamo che per fortuna gli strumenti di comunicazione di cui disponiamo, sia pure controllati, no? Come la rete, eccetera, dove per E anche pochi carità, mezzi che abbiamo. esattamente, ma voglio dire, il potere sicuramente controlla la rete, controlla tutte le informazioni, ci mancherebbe, ma le controlla sì, nel senso che ne viene a conoscenza, ma nessuno sta impedendo a questi autori di pubblicare libri, di scrivere su internet, insomma di usare tutti gli strumenti che in un secondo mettono le informazioni a disposizione di miliardi di Sì, persone. metto in relazione Esattamente, quindi miliardi di persone, questo certo. sta avvenendo, i libri stanno uscendo. Ovviamente chi racconta queste cose viene attaccato, viene denigrato, viene deriso perché, come dire, si cerca di mettere in crisi proprio la sua credibilità personale, ma questo ovviamente lo sappiamo, è avvenuto da sempre, però per fortuna in questo momento gli strumenti di analisi, gli strumenti di diffusione sono tali, dell'informazione sono tali e tanti per cui la gente può effettivamente ascoltare le varie tesi e farsi un'idea propria. E se la gente comincia a farsi domande, a farsi un'idea propria, si fa un colossale passo avanti. Quindi non molliamo, No, assolutamente. continuiamo ad Sì. informare
perché l'unica cosa che possiamo fare è questa. Esattamente, cioè dare informazioni in modo che le persone tenuti su cui riflettere, non dico non nuove verità alle quali credere, no, perché questo sarebbe sbagliato, ma contenuti su cui riflettere e riflettere seriamente. Bene Mauro, io ti ringrazio, vediamo ancora questo libro, anche se in inglese, eccolo qua. Mi dicevi, ma tu sei citato, scusa, sei citato quattro volte, no, mi dici per quattro pagine, che cosa dice di quello che... Di che cosa esattamente sei citato e per che cosa in questo libro? Sono citato per le traduzioni e per il fatto che le traduzioni che io faccio dell'Antico Testamento sono perfettamente in linea con tutte queste nuove informazioni che stanno derivando appunto da altri tipi di studi che vanno dalla biologia alla paleoantropologia all'archeologia e che stanno definendo questa nuova storia dell'umanità. Ecco, ciò che io faccio con la Bibbia non è altro che rilevare ciò che probabilmente gli antichi autori biblici hanno voluto raccontarci, sia pure poi con tutti i filtri che sono stati messi, ma ciò che gli autori biblici hanno voluto raccontarci pare essere perfettamente in linea con le nuove emergenze degli studi multidisciplinari che si stanno diffondendo sempre di più. Quindi questa sarebbe, diciamo, il mio lavoro sarebbe una prova ulteriore che l'origine è diversa da quella che ci è stata raccontata. Bene, grazie Mauro ancora di questa chiacchierata e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie. Grazie.